Finale di Coppa Italia d'Eccellenza femminile, le squadre stanno entrando in campo, L'Aquila e Bellante, le migliori squadre di questa seconda parte di stagione, le squadre più in forma. Adesso si incontreranno per questa partita, adesso tutti vicino al pallone per il calcio d'inizio della finale di Coppa Italia d'Eccellenza femminile. Va Giulia Fiore a cercare una deviazione in mezzo, arriva Antonelli e fa sponda, e qui c'era fallo in attacco dell'Aquila sulla portiere. Bianconi ha una faccia libera, Bianconi se ne va, Bianconi, attenzione, Bianconi la recuperano, però Bianconi ce l'ha sul mancino, ancora palla per Angelini, destro di Angelini, palla fuori, Gloria Croci, palla in profondità, ancora per Emma Angelini, si crea lo spazio sulla fascia destra, Emma Angelini salta anche l'avversaria, Angelini entra in area, numero ancora, Angelini ce l'ha sul destro, Angelini, palo di Angelini, che cosa ha fatto, poi ancora Angelini, ancora, non trova il gol, come ha fatto? E fischia adesso l'arbitro, si riparte con la Coppa Italia d'Eccellenza femminile, secondo tempo. Ancora Giulia Fiore a mettere la palla per Santi Rocco, c'è Retta dentro, Santi Rocco prova ad andare, il cross che va direttamente in porta, quasi sorprende Antonelli, fortissimo D'Ignazio al limite dell'area, D'Ignazio, gran dribbling, D'Ignazio palla fuori, come si è mangiata questo gol D'Ignazio, no, stava per saltare la diretta marcatrice, attenzione, quella ripartenza con Stracciasacco che prende il pallone, Stracciasacco se ne va, Stracciasacco ancora, può tirare in porta Stracciasacco, la palla tra le mani del portiere dell'Aquila Alessia Salle, Stracciasacco in qualche modo sponda per Perilli che addirittura si gira, stupenda Ilenia Perilli, prova a partire, ancora Ilenia Perilli, c'è Retta in mezzo, Perilli parte, la mette per Retta, forse troppo fuori, arriva Santi Rocco che calcia, Santi Rocco sblocca la finale, è incredibile il gol, come incredibile questa partita, Noemi Santi Rocco si fa vedere, si fa sentire, non si era accesa nel primo tempo e lo fa adesso, 1-0 per l'Aquila. In questa seconda frazione, adesso palla in profondità per Deremigis, non scatta il fuorigioco, poi attenzione arriva Salle, esce Deremigis, Chiara Deremigis, cosa ha fatto? Non si è alzato il fuorigioco ed esplode il pubblico del Bellante, la numero 13. Del tempo supplementare della Coppa Italia d'Eccellenza femminile, pronte a ricominciare, pronte nel caso a evitare la lotteria dei rigori. Adesso Dan, attenzione Perilli, prova a ripartire, Santi Rocco, non era Dan ma Tomassetti del Bellante. Perilli prova ancora, Santi Rocco, il pallone non passa, c'è Donatella Rocci, poi il fallo ed è calcio di rigore. Tredicesimo, mancano 2 minuti alla fine, più ventale recupero, D'Ignazio. Attenzione, parte D'Ignazio, destro di D'Ignazio, la palla in rete, il vantaggio dell'Aquila, l'aveva indovinata Antonelli, esplode la panchina quando siamo al 13° del secondo tempo supplementare, allora forse la Coppa Italia ha una vincitrice e l'Aquila festeggia.